e Moashim. Partirà da Piazza Dante l'adunata del Pride napoletano che sabato 28 giugno sfilerà nel cuore della città, lungo via Toledo, per arrivare in serata a Castel dell'Ovo. Farà parte dell'Onda Pride, una serie di eventi diffusi in molte città italiane, da Torino a Siracusa, per reclamare i diritti delle persone LGBT che in Italia sono fra i più deboli al confronto col resto d'Europa. Il 28 c'è sta Gay Pride a Napoli, quindi fate le persone come si deve. Il 28 giugno vi aspettiamo al Pride contro la discriminazione. A Napoli, eh? Napoli sarà il cuore di questa Onda Pride, Napoli sarà il cuore della cultura omosessuale nel Mediterraneo. È un percorso che inizia il 28 giugno e che continuerà nei prossimi anni. Organizzato dalle associazioni territoriali LGBT e dal Comune di Napoli, l'evento, che avrà per madrina l'attrice Giuliana Desio, è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. Quest'anno peraltro il Pride si ispira anche a una grande missione che poi ci caratterizza, che è quella di essere il Mediterranean Pride, cioè il fatto che ci si vuole collegare con altre realtà di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, soprattutto quelle realtà che sono più ostili al riconoscimento dei diritti e quindi che hanno maggiore difficoltà a riconoscere l'importanza e il valore di una società che è ricca di differenze. Il Pride quest'anno rientra nel programma del Giugno Giovani e noi stiamo dando un grande supporto a questa iniziativa, non soltanto perché ci crediamo e la promuoviamo, ma soprattutto perché 365 giorni all'anno lavoriamo a progetti, soprattutto rivolti ai giovani e alle scuole, progetti dove, ecco, le differenze vengono metabolizzate e diventano qualcosa di diverso, non sono un limite ma sono un'opportunità. Penso a BeFree, un progetto fatto con la scuola Ristori di Forcella, nelle scuole medie, dove appunto abbiamo raccontato che essere diverso non è uno svantaggio, ma il tuo sorriso e la tua impronta che puoi mettere nella vita. Al Pride di Napoli prenderà parte il giornalista friulano Tommaso Cerno, recente vittima di un volgare attacco omofobo. Il sindaco De Magistris sottolinea che Napoli, città laica e solidale, è in prima linea nella tutela delle differenze e dei diritti, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza. Siamo persuasi del fatto che il sindaco ha il diritto, anzi io direi il dovere, di trascrivere presso i propri uffici dell'anagrafe e lo stato civile i matrimoni che per adesso purtroppo possono essere celebrati solo all'estero perché il legislatore italiano non attua ancora come dovrebbe la Costituzione repubblicana. Quindi Napoli è sempre di più città della libertà, città dei diritti e città dell'amore. Quindi sono molto soddisfatto, soprattutto per come questa amministrazione ha affrontato questo tema, un punto di diritto, di laicità e di affermazione della Costituzione. Quindi il 28 Napoli è coorganizzatrice di questo evento importante che ha come matrice i diritti e il Mediterraneo. Il Pride sarà anticipato venerdì sera da una serata di musica, teatro e spettacolo organizzata in Piazza Bellini sotto la direzione artistica di Claudio Finelli.